Come creare un sito web professionale per una pasticceria? Guida pratica. Siete pronti? 7 utili consigli. Dai! Ciao a tutti! Come promesso ad una marea di richieste, siamo qui con un altro progetto The Cubes. Io sono sempre Luca e vi parlo da Langa Studios. Oggi vi spiegheremo step by step come abbiamo creato in modo semplice ed efficace un sito web professionale per una pasticceria, specializzata proprio nelle realizzazioni di dolci tradizionali piemontesi. Tra l'altro, torta buonissima. Se anche voi siete nel settore e state pensando di aprire una pasticceria o avete bisogno di un sito web per promuoverla, in questo video troverete utili consigli. In qualità di agenzia specializzata, siamo qui per supportarvi al meglio sul come iniziare. 1. Il nostro è un lavoro di testa. Vediamo cosa ci serve. Prima di iniziare è importante definire sempre molto bene l'obiettivo del sito web. Che si tratti di promuovere i vostri prodotti, presentare il vostro menu o consentire ai clienti di effettuare un ordine. È sempre molto importante, se non essenziale, avere una visione chiara del risultato finale che vorrete ottenere. L'obiettivo di questo cliente è stato fin da subito quello di presentare i propri prodotti artigianali attraverso un catalogo online muto. 2. Ok, ma cosa vuol dire catalogo muto? Ve lo spiego in breve. Non è nient'altro che un grigliato prodotti filtrabile per categorie, prezzo, dimensioni, gusti e altre molte tassonomie, dove l'utente può ricercare con facilità il proprio prodotto, aggiungerlo alla propria lista di desideri, in questo caso è stata chiamata i miei morsi, e fare una richiesta per un ordine personalizzato, ma senza acquistare mai direttamente nulla. In poche parole, un vero e proprio e-commerce, ma senza checkout. Quindi molto più semplificato, ma predisposto. 3. Ora è arrivato il momento di pianificare la struttura del sito web. Logicamente è importante creare una navigazione sempre molto intuitiva e ben organizzata, in modo che i visitatori possano trovare facilmente le informazioni di cui hanno realmente bisogno. Pensate sempre molto bene, fin dal principio, quali sezioni includere. Come si può vedere qui, abbiamo aggiunto chi siamo, prodotti, servizi, contatti. 4. Ora è il momento di dare un aspetto accattivante. Scegliete un bel design che si adatti al vostro stile, alla vostra pasticceria. Usualmente si usa un tocco molto minimal, molto bianco, come in questo caso. Potete optare per un tema predefinito o farvi affiancare da un designer professionista per far creare un qualcosa di personalizzato, come ad esempio è stato fatto qui. Quindi giù di codice CSS, JavaScript per formare elementi web di stile e transizioni sempre molto ben eleganti. 5. Ricordate che i contenuti sono fondamentali per un sito web di successo. Assicuratevi di includere foto accattivanti dei dolci, descrizioni dettagliate dei prodotti e dei servizi offerti, nonché informazioni di contatto molto ben chiare. Potete anche considerare l'aggiunta di testimonianze dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia di chi non ci conosce ancora ma ci sta guardando per la prima volta. 6. Per garantire che il vostro sito web sia ben visibile ai potenziali clienti, è importante ottimizzarlo per i motori di ricerca. Ciò include l'utilizzo di parole chiave pertinenti nei titoli, nelle descrizioni, nei contenuti. Inoltre, assicuratevi che il vostro sito web sia sempre compatibile con differenti grandezze e tipologie di dispositivi mobili e che carichi sempre molto velocemente, non solo da casa. 7. Ora che il sito web è pronto, è il momento di promuoverlo. Utilizzare i social media per condividere foto delle vostre creazioni dolci, inserendo alcuni link al vostro sito web, sarà fondamentale per mettersi in vista di nuovi importanti business. Inoltre, come consiglio, potete collaborare con influencer o agency partner locali o meno per aumentare la vostra visibilità e l'interesse al sito. Se questo video ti è piaciuto, metti un like, altrimenti condividilo magari ad un amico pasticcere. Ed ecco fatto! Facile, no? Non si fa proprio con qualche click, ma con un po' di impegno potete trasformarlo in un vero e proprio lavoro. Spero che questa guida vi abbia aiutato a comprendere che creare un sito web professionale per la propria pasticceria non sia per forza difficile, ma che comunque richieda
sia un po' di attitudine stilistica che del tempo nel doverlo sviluppare. Ricordate sempre di focalizzarvi sull'obiettivo del vostro sito, di creare contenuti accattivanti ed eleganti e di promuoverlo attivamente. Se avete domande o volete condividere le vostre esperienze, lasciate un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altri utili consigli. Grazie ancora per averci seguito e buona fortuna con la vostra pasticceria!